Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video a tema Harry Potter, oggi collaborazione e questa volta col canale Martinao, un canale che molti di voi conoscono già, il canale di Martina. Martina è una ragazza simpaticissima, anche lei super fan di Harry Potter, fa tantissimi unboxing, anche lei molto nerd e soprattutto si occupa di libri. Quindi ragazzi vi consiglio caldamente il suo canale e in questa collaborazione abbiamo fatto uno scambio al buio. Quindi io ho qui accanto a me un pacco pieno di regali potteriani che mi ha inviato Martina e io ho inviato un pacco a lei. Quindi vi invito ad andare sul suo canale per andare a vedere cosa le ho inviato. Ma non finisce qui perché ragazzi in questo video ci sarà anche un giveaway in collaborazione con EMP e vi spiegherò subito come partecipare e cosa si vincerà soprattutto. EMP ha messo in palio ben due Funko Pop a vostra scelta. Uno verrà vinto sul mio canale e un altro verrà vinto sul canale di Martina. Quindi avrete ben due possibilità di vincere ed è facilissimo partecipare. Naturalmente dovrete essere iscritti sia al mio canale che al canale di Martina e commentare sotto entrambi i video con l'hashtag partecipo e poi specificare quale pop vorreste vincere. Per sceglierlo naturalmente vi basterà andare sul sito MP, troverete il link in info box, guardare la sezione pop che è davvero infinita, quella di MP, e scegliere il vostro preferito e farcelo sapere nei commenti. Il giveaway comincerà oggi 10 marzo e si chiuderà il 17 marzo, quindi la prossima settimana. Il 18 marzo sia io che Martina annunceremo chi saranno i due vincitori su Instagram, ma comunque lo metteremo anche fissato sotto il nostro video come primo commento e vi comunicheremo chi MP avrà scelto di far vincere. Quindi ragazzi, ben due pop, le possibilità sono abbastanza alte, quindi divertitevi, commentate, fateci sapere qual è il vostro pop preferito, quello che vorreste vincere e due di voi saranno accontentati. Ma adesso bando alle ciance e andiamo subito ad aprire questo pacco perché sono davvero curiosissimo ragazzi. È davvero gigantesco ragazzi, è molto molto pesante questo pacco, credo che Martina abbia un po' esagerato, mi avrà mandato troppe cose sicuramente, già mi sento in colpa. E ragazzi, armiamoci di bisturi e andiamo ad aprirlo. Tagliamo anche di qui e tagliamo anche di qui e tagliamo anche di qui. Ecco qui ragazzi, sembra una loot crate, sembra una di quelle box a sorpresa e sono già davvero molto molto fomentato e non vedo l'ora di scoprire cosa mi ha inviato Martina. Ragazzi, il pacco è pienissimo, ci sono un sacco di bigliettini, guardate, vi faccio vedere l'interno e vedo già la scatola di una bacchetta, quindi sono super curioso. Intanto ecco qui, troviamo un bigliettino per Antonio e all'interno vediamo cosa mi ha scritto. Allora, Martina mi scrive: vista la tua immensa collezione di Harry Potter, ho pensato che l'unico modo di mandarti qualcosa di innovativo fosse realizzarlo a mano. Già mi piace parecchio. Ho creato per te la tua bacchetta con inserti azzurri, dei personaggi con gli Amabits e poi ho aggiunto qualcosina che spero vivamente tu non abbia già. Incrocio le dita, buon unboxing. È stato un onore, un piacere collaborare con te, Martina. Ragazzi, Martina è una ragazza gentilissima e l'onore è tutto mio che abbia accettato di fare una collaborazione con me, che ho un canale decisamente più piccolo del suo. Quindi grazie a te, Martina. Spero ti piaccia quello che ti ho inviato io. Io direi di cominciare subito con la bacchetta perché sono curiosissimo. Ed eccola qui ragazzi, ecco qui una scatola nera e qui abbiamo anche un bigliettino. Scatola, etichetta, contenuto, non sarà il massimo ma è tutto fatto a mano. Beh, già solo il fatto che sia fatto a mano per me ha 20 punti in più e qualsiasi cosa sia sicuramente sarà apprezzatissima. La bacchetta è realizzata con un taglierino e della carta vetrata. La scatola con del cartone verniciato, spero possa piacerti. Ma ragazzi, io credo che non sarei mai stato in grado neanche di realizzare la scatola, quindi davvero grazie mille. C'è anche qui l'etichetta fatto a mano, handmade, cosa volere di più, non lo so. Ma adesso andiamo a scoprire la bacchetta, sono curiosissimo, non ho mai avuto una bacchetta realizzata a mano. Sono ragazzi sconvolto. Davvero bellissima, ma davvero bellissima, stento a credere che sia stata fatta a mano ragazzi. Cioè, guardate quanto è bella questa bacchetta, sono anche il vellutino dentro azzurro come la pietra. Lei mi aveva chiesto, se non sbaglio, il mio colore preferito, io avevo detto azzurro e
ragazzi, ma guardate quanto è bella questa bacchetta. E poi somiglia parecchio a quella che mi era capitata su Pottermore, e lei non ne aveva idea, ma era davvero una forma molto molto simile, soprattutto il manico. È davvero bellissima, guardate, c'è questa sorta di pietra azzurra qui sul manico, e poi è tutta intagliata qui un pochino più grossolana, sembra un po' quella di Harry Potter, che parte un po' più grossolana e poi si affievolisce per diventare davvero perfetta come questa. È molto leggera ed è realizzata in legno, quindi io non so come tu abbia fatto e quanto tempo abbia perso per fare questa bacchetta, ti sono eternamente grato. E questa andrà di diritto a finire dentro la mia collezione, perché davvero è secondo me uno dei pezzi più di valore, sicuramente vale molto di più di una bacchetta Noble Collection, perché è fatta interamente a mano. È davvero bellissima, Martina, grazie, mi piace un sacco, davvero bellissima, sono super contento, davvero molto molto bella, grazie mille. Ma qui c'è ancora un sacco di roba, quindi vediamo cosa mi ha mandato. Intanto guardiamo qui, una matita viene dal binario 9 3/4, una matita, eccola qui, una matita, eccola qui, ma quanta roba mi hai mandato, meglio della Loot Crate, ragazzi, altro che. Guardate, questa è un'agenda di Harry Potter, con c'è scritto, ok, forse ne avevo già parlato di questa citazione, non mi ricordo dove, in un video precedente, perché c'è scritto soltanto perché tu puoi utilizzare la magia per fare qualcosa, non significa che tu debba farlo per tutto, era una cosa del genere, non ricordo dove l'avevo già vista questa qui, ma ve ne avevo già parlato. E mi piace tantissimo, la userò sicuramente per prendere appunti, e io ho inviato una cosa molto simile a Martina, neanche a farlo apposta, e la vedrete nel suo video sicuramente, quindi anche di questo grazie. E poi mi ha inviato una matita che è stata acquistata al binario 9 3/4 a Londra, ragazzi, e c'è scritto qui Corvo Nero, Ravenclaw. Cosa dire, bellissima. Io sono stato al binario 9 3/4, ma non ho acquistato praticamente niente all'epoca, perché ero piccolo e stupido, mentre adesso acquisterei qualsiasi cosa. Questa qui non l'avevo assolutamente, e poi anche la mia casa di Pottermore, quindi grazie mille Martina, ma quante cose fighissime. E poi qui nelle mie mani c'è anche un pacchetto di gelatine tutti i gusti più una, e quindi adesso vado a pescarne una e vediamo quale mi capita, non guardo, vediamo, prendo questa e la metto in bocca, però prima guardo il colore, sennò poi non possiamo vedere qual era. Ok, questa qui marroncina. No, ragazzi, no, non si possono mangiare queste, no. L'ho beccata una davvero disgustosa, davvero... Questa era quella al gusto dirt, quindi sporcizia. Ok, che fortuna, ho beccato quella peggiore, ma ci sono anche tantissime di quelle molto buone. A me piace tantissimo quella al gusto erba, quella verde chiaro, che mi mangerò poi in privato, perché è un gusto strano, ma a me piace moltissimo, perché sa proprio di erba bagnata. Quindi grazie mille Martina, queste qui mi ci divertirò, ogni volta le offro a tutti i miei amici e ci divertiamo tantissimo. Quindi grazie, ma hai speso davvero tantissimi soldi e io mi sento in colpa, come sempre. Vediamo qui, questi dovresti averli realizzati tu, e vediamo cosa c'è all'interno. Guardate che imballaggio perfetto, perfetto. Io sono stato un po' più grezzotto, un po' più animale, come si direbbe qui da me, e ho inviato le cose un po' così, ma lo vedrete, ragazzi. Si vede che questa è una box realizzata da una ragazza, perché ha messo davvero tanta cura. Guardate, tutto confezionato, bigliettini, letterina. Io no. Purtroppo io no. E quindi, niente, che mi si prenda così come vengo, ragazzi. Non posso farci nulla, sono così. Ma vediamo cosa mi ha inviato. Ecco qui degli Amabiz, ma sono tantissimi. Abbiamo una Hermione, no, ma sono davvero bellissimi. Poi abbiamo Ron, no, ma davvero hai perso tantissimo tempo dietro di me a fare queste cose. Poi abbiamo Harry, ma guardate quanto sono belli questi personaggi. E poi abbiamo anche Edwige, eccola qui. No, ma sono davvero bellissimi, davvero molto molto belli, sei stata bravissima, mi piacciono un sacco, ma non sono finite ancora le cose, sono davvero tantissime, ma tantissime. Mettiamo questo qui da parte, questo qui lo riciclerò sicuramente, perché quelle buste mi servono tantissimo per imballare i pop. E ancora abbiamo qui un'altra mega scatola che andiamo ad aprire e vediamo cosa c'è all'interno. Sembra Natale oggi, ragazzi, sembra Natale. Un set, ragazzi, fighissimo, bellissimo. Io non so cosa dirti, è stata davvero gentilissima. Guardate, ragazzi,
Cioè, dentro c'è un sottobicchiere a tema Grifondoro, abbiamo anche una tazza di Grifondoro e dietro c'è lo stemma di Hogwarts e poi abbiamo questo bicchiere enorme da succo, ma anche da burro birra, direi decisamente, si può mettere qualsiasi cosa, sempre con lo stemma di Hogwarts. Vorrei aprirlo per tirarle fuori, ma vediamo se riesco. Ok, da qui... Ok, l'abbiamo aperta, eccola qui, guardate quanto è bella questa tazza ragazzi, con lo stemma di Hogwarts. Questa è una tazza per l'espresso, espresso forse americano, io bevo il caffè molto lungo, quindi sicuramente la utilizzerò, mi piace tantissimo. Poi abbiamo un coaster, un sottobicchiere, questo qui di Grifondoro che non userò mai come sottobicchiere perché non vorrei rovinarlo, ma mi piace tantissimo, lo terrò nella mia collezione. E poi questo bicchiere qui, fighissimo ragazzi, guardate, Grifondoro. Mi piace tutto, tutto davvero, e hai speso un'esagerazione, mi sento davvero incolpissima. E ancora ragazzi, non è finito, ho cercato di proteggere il poster, spero sia arrivato sano. Sembrerebbe proprio di sì Martina, sembrerebbe arrivato davvero sano, ed eccolo qui, tiriamolo fuori. Beh, questo poster è bellissimo, è stampato su pergamena ed è una corsa di Nimbus, presenta la 356esima Coppa del Mondo di Quidditch. No, ma guardate quanto è bello, questo va incorniciato assolutamente, è bellissimo, mi piace davvero un sacco, mi piace tutto quello che mi ha inviato Martina, ti ringrazio tantissimo, sei stata generosissima. Io non so cos'altro aggiungere, penso che le immagini parlino da sole ragazzi, tutto bellissimo. La mia bacchetta preferita in assoluto sarà questa da oggi in poi ragazzi, davvero bellissima, molto 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 bella, e adesso è doveroso utilizzarla per fare il mio Lumos Maxima finale. Ma prima di farlo ragazzi, io vi ricordo le regole per il giveaway, partirà da oggi e durerà fino al 17 di marzo quando si concluderà, e il 18 annunceremo i vincitori sui nostri Instagram, quindi seguiteci anche lì se vi fa piacere, sia a me che Martina. Trovate tutti i link sotto in info box per andare sul canale di Martina, dovrete essere iscritti sia qui che al suo canale e commentare sotto i nostri video con l'hashtag partecipo e specificando quale pop vorreste vincere tra quelli in vendita su EMP. Trovate anche tutti i link di EMP sotto in descrizione, nelle schede, ovunque ragazzi, vi lasceremo i nostri recapiti. Bene ragazzi, io a questo punto chiudo il becco, vado a mettere tutta questa bella roba nella mia collezione, vi chiedo di lasciare un mi piace, commentare ovviamente, iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, condividere il video con i vostri amici e mi raccomando ragazzi, continuate a sostenerci, a seguirci, perché è davvero molto molto importante in questo periodo che YouTube sta creando tantissimi casini. Ma adesso io devo ufficialmente utilizzare questa nuova bacchetta per la prima volta e non mi resta che salutarvi con un bellissimo e luminosissimo Lumos Maxima.